Ben arrivati all'appuntamento con Linea Diretta, ben trovati, siamo con la nostra trasmissione che cerca di rispondere alle vostre domande. Con noi oggi c'è un pediatra, Ugo Pancani, benvenuto. Importante perché la presenza del dottor Pancani è importante perché siamo di fronte ad un periodo molto impegnativo per quanto riguarda l'influenza, che è un tema purtroppo scottante. Perché? Vogliamo un po' fare il quadro, spiegare che cosa sta succedendo. Sì, quest'anno è successo che l'influenza è arrivata in maniera molto precoce e soprattutto è arrivata su una platea di persone molto più vasta. La spiegazione di questo aumento del numero dei casi, della precocità del numero dei casi, è legata ai comportamenti che abbiamo tenuto negli ultimi 2 anni. Purtroppo c'è stato 2 annate in cui l'epidemia influenzale è stata di bassa intensità e di bassa importanza, e quindi questo ha fatto sì che alcuni bambini, per quanto riguarda per esempio la mia professione, ma anche molti adulti, non fossero stati colpiti dal virus influenzale. Quindi questo ha allargato la platea di quelli che erano suscettibili all'infezione. Se poi noi mettiamo a questo anche il fatto che negli ultimi 2 anni si sono succeduti sia nel 2013 che nel 2014 dei problemi di comunicazione per quanto riguarda la vaccinazione anti-influenzale, ricordo lo scandalo del Fluad che era responsabile, poi non era responsabile, poi non c'entrava assolutamente niente. Questo cosa ha comportato? Ha comportato un disorientamento nella popolazione, sia nella popolazione anziana, sia nella popolazione dei genitori che devono prendersi bene o male la responsabilità di far vaccinare i propri bambini. Purtroppo la sensibilità delle persone non è sempre solamente diretta al proprio medico, ma è molto più sensibile a quelle che sono le notizie che viaggiano sui media, sia che siano la televisione, la radio, ma soprattutto quello che attualmente viaggia sul web. Esatto. Che non avendo spesso un filtro, senza controllo. Non avendo un filtro, naturalmente le voci si rincorrono, le illazioni si moltiplicano, le sensazioni diventano fatti reali. E quindi questo cosa ha comportato? Ha comportato che nonostante l'impegno dei medici di medicina generale per far sì che gli anziani si vaccinassero, abbiamo avuto un crollo nel numero delle vaccinazioni. Contemporaneamente abbiamo avuto un crollo anche nelle vaccinazioni pediatriche, perché naturalmente la gente è disorientata, ma lo faccio questo vaccino, non lo faccio questo vaccino, ma ci saranno problemi. I primi momenti dello scandalo anche i medici stessi erano disorientati, tomati, perché certo. Naturalmente non possiamo dare per certo quello che non è certo. E allora cos'è mancato, Barbara? È mancata una voce autorevole, univoca, che dicesse le cose come stavano. Invece nessuno si è voluto prendere la responsabilità da parte delle autorità preposte a questo. I medici non hanno avuto la forza per dire la loro, perché purtroppo si dà più credito a quelle che sono le voci rispetto a quello che poi è la natura stessa del mestiere del medico. Cioè nessuno di noi fa il medico per danneggiare, certo, i propri pazienti. Invece spesso si fa questi accessi a internet, si leggono e questi si legge consigli di, non si sa di chi. Di tutto e di quindi, più poi. Certo. Quindi sembrava che chi avesse fatto la vaccinazione fosse a rischio della vita. Non è pensabile. Ma soprattutto il fatto che sia quest'anno che l'anno precedente ci fossero state delle segnalazioni di lotti singoli di vaccino che potevano avere dei problemi, è la dimostrazione stessa che il sistema della sorveglianza funziona. Cioè, se noi siamo noi che segnaliamo, siamo noi medici che segnaliamo l'eventuale collegamento, e quindi se quel lotto viene ritirato ma gli altri sono in commercio, certo, vuol dire che gli altri invece sono sicuri. E questo è il problema. Poi magari dopo ci sono state anche tutte le smentite, anche poi tutto questo vaccino che doveva essere contestato invece poi è venuto fuori anche a livello europeo, non che andava c'era benissimo. Quindi tant'è vero che il nostro Fluad credo che sia uno dei migliori vaccini per l'anziano, perché sono vaccini adiuvati con lo squalene e funziona benissimo. Anche a livello europeo ne è stata certificata l'efficacia e l'ottima qualità. Ma questo
naturalmente fa sempre più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che cresce. Ecco, ma sotto questo profilo c'è anche un po' di responsabilità però dei media. Sì. Di estremizzare a livello nazionale delle notizie che invece avrebbero bisogno di una conferma, di una meditazione un pochino più lunga, anche perché si parla di salute dei cittadini. Il mezzo di comunicazione, che siano i giornali o che sia la televisione o anche il web, nasce perché la notizia sia venduta. Se anche nel web il numero di click, di like, di quello che vuoi è in aumento, lo scrittore che ha scritto quella sul blog proprio o di altri, quella notizia è gratificato. Ma questo non deve essere permesso da un'autorità sanitaria. L'autorità sanitaria deve dire chiaramente è che noi non ci fidiamo dell'autorità sanitaria. Abbiamo sempre la sensazione che ci sia qualche cosa sotto. Le lobby del farmaco, la lobby dei medici, la lobby dei vaccinatori. Quando, come ho già detto anche altre volte in queste trasmissioni, la vaccinazione è un atto di amore che il genitore fa nei confronti del proprio figlio per proteggerlo dal maggior numero possibile di malattie infettive. Questa è l'unica verità vera. Poi dopo possiamo ragionare che i vaccini, quelli che erano una volta e che non sono più adesso, naturalmente. Ancora mi dicono che i vaccini contengono il mercurio quando l'abbiamo tolto nel 1999 e io provo a spiegargli che non è vero, che sui siti degli antivaccinatori c'è scritto, ma sono pubblicazioni degli anni 70. Però certe volte riesce difficile anche a me stesso convincere i genitori dei miei pazienti. Infatti la mamma di un bambino, Jacopo, chiedeva proprio di chi è la colpa, lo abbiamo detto, difficile un po' stabilire alla fine. Ma io credo che molta colpa sia anche dei medici. E qui devo purtroppo dire come la penso. Cioè noi autorizziamo con certi nostri comportamenti certe credenze. Se noi fossimo fedeli a quello che è il dettato di Ippocrate, cioè lavoriamo solo per la salute dei nostri pazienti e soprattutto se non ci fossero qualche volta delle deviazioni commerciali su certi prodotti, forse la nostra credibilità ne avrebbe guadagnato. I vecchi medici di una volta forse viaggiavano meno per congressi e andavano di più sicuramente al cuore, anche online viaggiavano, certo, molto meno e andavano più direttamente al cuore delle persone. In questo i pediatri sono favoriti perché noi siamo rimasti l'unica categoria che conosce tutta la famiglia, cioè noi visitiamo i pazienti, non prescriviamo esami o visite specialistiche, siamo noi gli specialisti del bambino, quindi in questo sì, il pediatra è avvantaggiato, certo. Perché non avendo bisogno di molti consulenti facciamo molto da noi e la gente ancora ci crede, meno male. Ecco, però il babbo di Serena chiede come comportarsi per evitarla se non ci siamo vaccinati e soprattutto anche per curarsi a questo punto, perché se la prevenzione a questo punto è fallita, bisogna curare. Certo. Allora, è una malattia virale. L'influenza è una malattia da virus e come tutte le malattie virali guarisce in un modo solo, come diceva la mia nonna, con la pazienza che passi. Noi dobbiamo assecondarla, dare l'antipiretico quando la febbre sale sopra una certa soglia, cercare di avere anche dei comportamenti giusti, cioè nel momento in cui arriva, come ora è arrivata forte l'influenza, noi abbiamo gli ambulatori strapieni di bambini con la febbre. Bisogna evitare di portarli in ambienti chiusi e affollati, evitare di portare il bambino a fare la spesa al supermercato con la mamma, evitare di portarlo magari, gli asili e le scuole sono mezzi vuoti, quindi lì non c'è più problemi perché ormai ha già colpito. Però riuscire per esempio a avere dei comportamenti personali, per cui starnutiamo in un fazzoletto, ci laviamo le mani spesso, evitiamo il contatto bocca a bocca col bambino, se siamo malati noi stessi o se qualcuno in famiglia è malato cerchiamo di evitare un contatto stretto, evitiamo di ambienti troppo caldi, evitiamo ambienti fumosi. Sorrido perché tra i colleghi sono sempre quella che dico troppo caldo non fa bene alla fine, una no? delle ragioni per cui per esempio questa influenza quest'anno è arrivata così forte che non abbiamo avuto il freddo. Esattamente. Cioè il freddo uccide i virus, è vero che sono cofattori per la malattia,
Però se io voglio conservare la mortadella, la metto in frigorifero, non la metto mica in forno. Ci dovrebbe essere una telefonata, credo. Pronto? Ecco, però mi sa che è caduta. Sento. Pronto? No, non è pronto, possiamo continuare. Quindi, dicevo, la mancanza di precauzioni banali come quella di starnutire in un fazzoletto, o se in mancanza di fazzoletti, se proprio non vogliamo farlo sulla propria mano, nell'incavo del gomito, e quindi facendo questo gesto cercare di evitare la dispersione, esatto, delle goccioline. Però è soprattutto evitare gli ambienti. Se sappiamo che nella famiglia del nostro amico c'è un bambino malato, un adulto malato, eviteremo di andarci a cena insieme per questa settimana. Quindi diciamo che sono anche dei passi molto molto semplici che a volte si trascurano e poi si hanno conseguenze anche pesanti. Noi dobbiamo tagliare i rifornimenti alla malattia, per cui più persone si ammalano e maggiore esponenzialmente diventa la possibilità del contagio. Quindi se noi cerchiamo di limitare l'accesso del virus nella nostra casa, è evidente che ne traiamo un vantaggio diretto e indiretto. Perché? Diretto perché non ci ammaliamo noi, certo, e indiretto perché evitiamo di diffondere il contagio ad altre persone di nostra conoscenza. Esattamente, anche perché una famiglia malata poi non c'è più chi cura, quindi insomma diventa anche abbastanza problematica la cosa. Direi che noi ci possiamo fermare qualche istante, poi torniamo insieme, l'argomento è interessante, vi invitiamo anche, se non con mail come state facendo, però anche con telefonate ad intervenire. Ci vediamo tra qualche istante, sempre con Linea Diretta.